Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane alle erbe aromatiche. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono per l'impasto farina di tipo 00, acqua, lievito di birra fresco, zucchero, sale e olio. Per la farcia prezzemolo, basilico, sale, pepe, noce moscata e burro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo i bimbi per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina, il l'olio e il sale e facciamo impastare per 3 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo su un piano di lavoro infarinato. Stendiamolo con il mattarello formando un rettangolo. Mettiamo momentaneamente da parte l'impasto steso. Prepariamo adesso la farcia. Mettiamo all'interno del boccale il prezzemolo e il basilico e li facciamo tritare per 3 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro, la noce moscata, il sale e il pepe. Ed azioniamo il bimby per 30 secondi da velocità 3 a velocità 6. Spalmare il composto al burro su tutta la superficie dell'impasto. Tagliamo a strisce di circa 3 cm. Aggiungiamo e ripieghiamole a ventaglio. E posizioniamola su una teglia ben imburrata con apertura a cerniera del diametro di 26 cm, partendo dall'esterno. E continuiamo così per tutto il resto dell'impasto. Lasciamo lievitare coperto con pellicola trasparente per almeno 1 ora e 30 minuti in forno spento. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto dal forno. Adesso lo andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 30 minuti circa. Il pane è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servire. Pane alle erbe aromatiche. Grazie e alla prossima ricetta!